Amici milanisti, questo è il TG di AC Milan Inside. Ci risiamo, parliamo di infortuni, quindi partiamo subito con le brutte notizie. Problema per Bennacer durante l'allenamento con l'Algeria, quindi salterà la prossima partita contro la Liberia ed è atteso nelle prossime ore il suo rientro a Milano. Non ho letto dettagli sull'entità dell'infortunio, ma mi auguro non sia nulla di grave, anche perché ci aspettano partite non semplici. Derby, sfida contro il Liverpool e averla a disposizione sarebbe comodo. Continuando sul fronte nazionale, ieri c'è stata la partita Olanda-Bosnia, dominata dai primi, e tra l'altro si è distinto anche Reinders. Comunque Reinders, che ieri ha segnato un gol, ha fornito un assist e ha giocato bene con Zirkzee, attaccante che io speravo arrivasse quest'estate perché lo seguivo quando era al Bologna e non mi dispiaceva affatto. Tornando a Reinders, non mi dispiacerebbe che venisse schierato da Fonseca in un ruolo più avanzato. E fatemi sapere se anche voi lo vorreste più vicino alla porta, come trequartista. Cambiando argomento, ci eravamo lasciati che giovedì, venerdì, sabato e domenica non ci sarebbero stati allenamenti a Milanello. Ma c'è stato secondo me un segnale positivo perché in molti di quelli rimasti a casa, si sono allenati fino a venerdì. Vedi Tomori, Loftus Cheek, Calabria e altri. Poi la Serie C non si ferma come la Serie A e la B durante la pausa nazionali. Quindi stasera si sarebbe dovuta tenere la partita Milan Futuro Torres Calcio. Partita però rinviata al 18 settembre perché, come da regolamento, deve esserci un rinvio quando tre o più giocatori sono impegnati, a giocare con le proprie nazionali. Per questo motivo, essendoci tanti assenti, si giocherà l'infrasettimanale. Con questa notizia vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata del TG di AC Milan Inside.